Martedì 13 settembre 2016, benvenuti al terzo e ultimo appuntamento per oggi con l'informazione di Milano All News. Io sono Fabio Ranfi, ora andiamo a vedere i fatti principali della città. E da ieri la Lombardia ha licenziato Equitalia. Dopo il Comune di Milano, anche la Regione ha deciso di non affidarsi più ad Equitalia per la riscossione dei tributi. A comunicare la novità è stato il presidente Roberto Maroni, sottolineando come la Lombardia sia stata la prima regione italiana a fare questa scelta. Durante la seduta, la Giunta ha approvato la proposta dell'assessore Garavaglia di affidare, a partire dal 15 settembre, la riscossione dei tributi di competenza regionale a un nuovo concessionario. Una decisione che dovrebbe comportare una significativa riduzione dei costi per la regione e delle spese per i contribuenti. Nasce un nuovo hub dedicato all'accoglienza all'estrema periferia della città. Il centro polifunzionale di assistenza e accoglienza è stato aperto grazie alla Onlus Comunità Nuova, associazione fondata da Don Gino Rigoldi, che opera da oltre 40 anni a Milano. Il nuovo hub è situato in via Luigi Mengoni, nei pressi della fermata della metropolitana Bisceglie, non lontano dall'istituto penale minorile Cesare Beccaria, dove Don Gino Rigoldi è cappellano. Il centro, di proprietà del Comune di Milano, è affidato in gestione appunto alla Onlus tramite una convenzione. Si compone di 4 edifici che ospiteranno attività di assistenza, formazione, orientamento professionale ed accoglienza, offrendo anche servizi per il quartiere e la città. E allarme sicurezza alle colonne di San Lorenzo. I residenti chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. L'ultimo episodio spiacevole è avvenuto nel weekend, quando un gruppo di ragazzi africani ha assalito alcuni ragazzi con delle transenne e ha aggredito anche i vigili urbani accorsi per sedare la rissa. Dal sindacato della polizia municipale si leva la protesta contro le condizioni di costante pericolo in cui si è costretti a lavorare nella zona e si richiede un affiancamento da parte degli uomini della Celere e della Polizia di Stato. Ed inizia la scuola e parte il centralino antigender, il servizio voluto da Regione Lombardia per segnalare i casi di diffusione della fantomatica e sappiamo ormai inesistente teoria gender agli alunni. Lo sportello famiglia è stato fin da subito oggetto di polemiche e da ieri è stato bersagliato da bizzarre segnalazioni da parte degli attivisti per i diritti LGBT. L'assessore regionale alla cultura Cristina Cappellini si ritiene comunque soddisfatta dell'iniziativa e anzi rilancia, invitando tutti i presidi della Regione ad informare del servizio offerto tutte le famiglie. E con questa notizia per oggi è tutto, e con l'informazione di Milano News vi do appuntamento all'edizione di domani mattina. Vi ringrazio per averci seguito e a tutti quanti auguro una buona serata.